Il mondo dello sport e del calcio si è riunito a Pontelambro per l'ultimo saluto a Carlo Tavecchio. L'ex presidente della Federcalcio è scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 79 anni all'ospedale di Erba. Attualmente Tavecchio era alla guida del Comitato regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. Nel fine settimana appena trascorso la federazione ha disposto un minuto di raccoglimento in tutte le partite dei campionati nazionali, nelle sedi di Roma e del centro tecnico di Coverciano, bandiera mezz'asta. Nell'omelia non è mancato anche il riferimento all'impegno di Tavecchio in favore della comunità di Pontelambro, di cui è stato sindaco, e in particolare la sua vicinanza ai giovani sportivi. Numerosi personaggi che hanno voluto testimoniare il loro cordoglio alla moglie, alla figlia e a tutti i familiari inviando messaggi e fiori, e molti hanno preso parte al rito funebre. Presenti il ministro dello sport Andrea Bodi e l'attuale presidente della FIGC Gabriele Gravina, entrambi fuori dalla chiesa lo hanno ricordato come una persona sincera il cui esempio deve essere portato avanti. Un grande appassionato di sport che ha fatto tanto per lo sport italiano, anche per lo sport meno visibile, no? Quello dei dilettanti, dove ha diretto per tanti anni appunto la Federazione Dilettanti. E mio papà, che spesso andava agli incontri, diciamo, per la nazionale, con c'era anche lui, mi diceva che era sempre una persona veramente grandemente disponibile e molto aperta, e poi è stata una persona di grande concretezza. C'erano poi tra gli altri anche il predecessore di Tavecchio alla guida della FIGC Giancarlo Abete e poi il presidente degli allenatori italiani Renzo Olivieri, gli ex giocatori Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, Beppe Marotta dell'Inter, Adriano Galliani del Monza, a rappresentare gli arbitri di ieri e di oggi Paolo Casarin ed Emilio Stinelli.